grazie per essere intervenuti così numerosi. E questa è la conferma che abbiamo fatto una cosa buona, abbiamo fatto una scelta giusta. L'amministrazione comunale ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al dottor Marcello Manchini, a fianco a me, e con il mio onore, con il nostro onore, di tutta l'amministrazione comunale, e con enorme piacere ovviamente. Io vi dico brevemente come andiamo a organizzarci in modo tale da fare le cose per me. Intanto ringrazio tutte le associazioni, ringrazio sia i carabinieri, il maggiore, sia il tenente della Guardia di Finanza che è appena arrivato, il comandante di stazione dei carabinieri di Castellamonte, tutte le associazioni che so essere presenti, la Croce Rossa, ho visto l'Associazione Nazionale Albanese, ho visto i carabinieri di Concedo, credo ci siano anche altre associazioni che ringrazio, non me ne voglia chi non lo nomi, però c'è l'Ampi. E quindi insomma siamo l'Associazione Nazionale Alpini, vi ho detto. Allora facciamo così, io adesso darò la parola all'assessore Paletto che illustrerà, che dirà alcune cose, dopodiché darò la parola ai gruppi consigliari e ai consiglieri comunali che vorranno dire qualcosa. Dopodiché, se il dottor Martini vorrà fare un saluto, farà un saluto il dottor Martini, dopo passiamo alla cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria, chiudiamo il Consiglio Comunale e diamo la parola a chi vuole fare delle domande al dottor Martini. Ok? Mi dicono che ci sono dei signori di Fossoli, potrei vedere, ecco, vi ringrazio e vi saluto, sono poi vabbè chiaro il perché della presenza di questi signori. Grazie allora e buon lavoro. Prego Chiara. Buongiorno a tutti. Ringrazio anche io, come ha fatto il sindaco, per la vostra immensa partecipazione, questo mi rende veramente contenta e orgogliosa. Mi fa piacere molto che abbiano partecipato anche le scuole, ci tenevo veramente in modo particolare che partecipassero queste giornate, perché il signor Martini si è impegnato per loro per una vita. E mi chiamate Marcello. Va bene. Va bene. Per una vita nel suo tempo libero, come è stato più volte dichiarato, a portare avanti quella che è stata la memoria di quello che lui ha vissuto, cioè l'obbrobrio di quello che lui ha vissuto. E in questo i ragazzi sono fondamentali per quel che mi riguarda, ma per quel che riguarda tutti, perché quando si studia storia spesso si legge, ci sono delle date, dei riferimenti, dei nomi, però quasi sembra che tu stai studiando una favoletta, qualcosa di brutto, però non gli dai forse la giusta importanza. E invece avere una persona che testimonia dal vero e dal vivo quello che lui ha vissuto è un altro tipo di valore, perché si dà un valore aggiunto e forse si capisce veramente la gravità di quello che si è vissuti. Come accennava prima il sindaco, fa molto piacere anche che in questa giornata sia intervenuta la Fondazione Fossoli, perché ci tengo a ricordare che in questo luogo è transitato anche Marcello ed è comunque stato una zona di reclutamento, di raggruppamento per tutte le persone che poi sono state deportate per smistarli nei vari campi di concentramento.
a ricordo, a ringraziamento di questa giornata, hanno scritto diverse persone. Le porto i saluti dell'Associazione Parkinsoniani di Castellamonte, del ex amministratore, consigliere comunale Giuliano Serato, che si unisce ai ringraziamenti e ai saluti. Il vescovo Edoardo Cerrato, che saluta e si scusa per non riuscire a partecipare per altri impegni. C'è un saluto del Club Durati, dove il senatore Bozzello ha inviato una lettera che vorrei leggerle. Caro Marcello, sono davvero orgoglioso di trasmetterti una preziosa lettera che a te sicuramente sarà gradita. In questi mesi, dal novembre dello scorso anno, ho parlato a lungo con la senatrice Liliana Segre. Abbiamo parlato della nostra gioventù, che seppur in forme diverse è stata duramente segnata dagli orrori del fascismo. Abbiamo parlato di Italo Tibaldi, mio carissimo amico, e di te. In particolare, in una delle nostre conversazioni per organizzare un'iniziativa da tenersi nel comune di Castellamonte, gli ho comunicato che ti avrebbero dato la cittadinanza onoraria della città, giacché non solo hai dedicato per anni il tuo tempo libero al fine di essere un testimone degli orrori subiti nei campi di sterminio, ma anche perché sei stato il più giovane partigiano combattente, regolarmente iscritto dall'età di 14 anni, motivo per il quale ti deportarono nei campi di sterminio. Mi sembrava doveroso e giusto ricordare questo importante particolare, perché molto spesso i deportati politici italiani nel lager non sono ricordati come si deve. Liliana ha voluto esprimere la sua partecipazione inviando una lettera da consegnarti per ringraziarti tutto quello che hai voluto comunicare ai giovani affinché mai più accada questo errore. Anche io da giovane, seppur in forma diversa, ho combattuto il fascismo. Mi sono schierato dalla parte di chi voleva la nostra bella Italia libera. Avevamo ragione noi e alla fine abbiamo vinto. Oggi, in questa nostra Repubblica, in questo 4 maggio, festeggiamo a Castellamonte una persona speciale che merita davvero questo importante riconoscimento. Le mie condizioni attuali non mi permettono di essere presente, ma sono lì idealmente con te ad abbracciarti fraternamente. Grazie Marcello Martini per tutto quello che hai fatto e che ancora farai per molti anni. Fondamentale è portare ai giovani che non hanno vissuto quel terribile periodo la tua preziosa testimonianza. Devono capire cos'è avvenuto un secolo fa, perché l'importanza di ricordare il passato, soprattutto attraverso le esperienze vissute, tiene viva la memoria affinché non si ripetano più gli stessi errori. Ti saluto fraternamente, senatore Eugenio Bozzello. Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto fare gli omaggi. Leggo anche questa lettera. Cari cittadini e care cittadine di Castellamonte, saluto con vero piacere la cerimonia con cui il vostro comune concede la cittadinanza onoraria a Marcello Martini. La sua è una storia notevole ed emblematica del nostro Novecento. Antifascista, arrestato e deportato per la sua opposizione al regime Mussolini, vive l'esperienza terribile dei campi di concentramento nazista. Riesce a sopravvivere, torna in Italia, si laurea in chimica, trasforma una vita di impegno professionale e civile. La sua esperienza negli anni peggiori della Seconda Guerra Mondiale incrocia per molti versi la mia, per cui capite che è con particolare trasporto che partecipo idealmente alla vostra cerimonia. Io fui perseguitata con la mia famiglia per la sola colpa di essere nata
conferma nell'Italia delle ignobili leggi razziste approvate dal fascismo con la complicità della monarchia, poi con la deportazione in un campo di sterminio. Anch'io, come Martini, ebbi il mio numero tatuato sul braccio. Anch'io fui usata come schiava per l'industria bellica tedesca. Anch'io, infine, partecipai ad una terribile marcia della morte, alla quale i nazisti soffosero i sopravvissuti dei campi più orientali alla fine dell'esplicito di decimarli strada facendo. Fu una strage. Partimmo in 58.000, arrivammo al campo di Malchow, nel nord della Germania, sopra Berlino, in 300. Nei primi giorni di aprile, un gruppo di prigionieri di guerra francesi, vedendoci nello stato in cui eravamo, ci gridarono: cercate di non morire, tenete duro, stanno arrivando russi e americani. Pare facile non morire in quelle condizioni. Razzolando nei retamai dei contadini, mangiando erba, sbranando cavalli morti, con un freddo tale che al mattino ci svegliavamo ricoperti di ghiaccio. Finalmente giunse il 1° maggio, in cui vedemmo gli americani. Anche Martini in quei giorni, in quelle ore, tornò ad essere un uomo libero. Ecco, vorrei concludere abbracciando idealmente Marcello Martini e tutti voi e ricordando il perenne monito di Primo Levi: è accaduto e può accadere ancora. Mai dimenticare, mai voltarsi dall'altra parte, mai restare indifferenti, perché i pericoli del razzismo, dell'antisemitismo, della xenofobia sono sempre incombenti e di pace e di democrazia c'è sempre rinnovato bisogno. Liliana Segre. Riconoscere la cittadinanza onoraria a Marcello. Quest'idea dall'amministrazione, in prima persona da me, dal sindaco, è venuta in mente nel momento in cui Marcello ha incontrato i ragazzi del liceo Faccio il 29 gennaio, dove con fatica si è recato al teatro Martinetti e ha voluto ancora una volta portare la sua testimonianza. Da lì ci siamo confrontati anche con degli insegnanti, abbiamo detto assolutamente sì, questa è una cosa più onorevole. Questa è nata, da qui è nata l'idea. Grazie. Grazie. Se i gruppi consigliari vogliono fare un saluto, ha chiesto la parola Giovanni Maggio. Prima di tutto mi voglio unire ai ringraziamenti che ha fatto il sindaco, quindi tutte le persone che oggi sono qua con l'amministrazione comunale, con il sindaco, ma soprattutto con Marcello. Penso che sia un atto dovuto, è un atto che qualifica l'amministrazione comunale, perché io ho avuto modo, vi racconto questo per farvi capire un pochino le sensazioni che provo io oggi qua. Allora, io ho avuto modo di assistere a una lezione, potrei dire, di Italo Tibaldi, perché ero andato con lui a visitare il campo di Mauthausen, che lui aveva purtroppo dovuto frequentare. E credetemi, andare a visitare un campo con l'insegnante della scuola è una cosa. Andare a visitare un campo di sterminio accompagnati da una persona che ha vissuto, che ha calpestato le pietre, che ha vissuto le atrocità commesse nei confronti di chi purtroppo non ce l'ha fatta, è un'altra cosa, perché il discorso che ci ha fatto veniva da dentro, veniva da uno che ha vissuto questa circostanza, da uno che ha, come si può dire, ha combattuto contro la morte per cercare di portare a voi ragazzi, a tutti noi,
il ricordo di quello che non deve più succedere. Questo è una cosa, ed è quello che, grazie appunto a Marcello, grazie ad altri, ad altre persone che purtroppo sono fatti che sono successi molti anni fa, ma hanno ancora la forza di illustrarlo e di dirlo. Perché credetemi, in questa circostanza è molto importante il ruolo della scuola, molto, molto, molto. Perché? Perché la scuola è quello che deve far ricordare, è quello che deve farvi capire che certe cose, nate magari dall'idea di qualcuno, è finita invece in un dramma della nazione, ma un dramma mondiale, e quindi un dramma che non ci dobbiamo più ritornare. Quindi io quell'esperienza che mi ero fatto tirare l'ho fatto, e vi dico che se organizzano dei percorsi, se organizzano dei viaggi, con la possibilità di avere, come ho avuto io la fortuna di avere Italo, che è venuto anche diverse volte qua in sala consigliare con l'ex sindaco Borzello, è bello perché ti rendi conto. E credetemi, adesso non so se Marcello, non voglio fargliela ricordare, io sono stato impressionato da una cosa, da quella strada che scendeva dietro al campo di Auschwitz, tutta lastricata di pietre, quanto erano lisce quelle pietre. E credetemi, per levigare le pietre ce ne devi, di persone ne sono passate, molte, molte, molte. È impressionante, toccare quelle pietre sembrava quasi di vivere una circostanza. E poi quello che rimane impresso, almeno chi ha una certa sensibilità in merito a delle circostanze, è l'odore. Il silenzio che c'è all'interno di questi luoghi, e credetemi, è un silenzio toccante nel vero senso della parola. È un'esperienza che io dico va fatta, perché le esperienze che non si fanno sono quelle che non formano la persona, sono quelle che pensano sempre ma sì, è successo. No, sono circostanze che uno deve andare a toccare, perché nel momento in cui uno tocca riesce a capire quanto è perversa la mente umana, quanto è perversa e quanto si deve combattere oggi per far sì che queste cose non succedano più. Questo deve essere fatto per un motivo, per rendere omaggio a quelli bambini, donne, uomini che hanno perso la vita non per loro volontà, ma per la volontà di qualcuno che probabilmente di ideali sani non ne aveva. E quindi questa cosa va ricordata. Chiudo ringraziando ancora la presenza di Marcello qui tra di noi. Ringrazio il sindaco, perché io penso che queste circostanze siano circostanze che ho detto prima, gratificano e da un certo punto di vista fanno sì che, come si può dire, certe situazioni vengano ricordate, perché non succede mai mai più. Grazie ancora. E grazie a tutti. Rappresenta per noi italiani. Io direi no, una cosa. Scusa, cambia il microfono. È mio. No, è preso. Spera. No, è mio. Ma si sente così? Sì. Intino un po', mi scusi. Io dicevo. Diciamo, i valori della democrazia, i valori che sono necessari per una società, assolutamente, perché se no si creerebbero queste situazioni che lei purtroppo ha vissuto, e ci dispiace a tutti di questa cosa. Noi, la mia età è quelli che non ha vissuto queste situazioni.
e ancora di più le dico, io sono di origine siciliana e purtroppo leggendo la storia in quei momenti, diciamo che l'Italia era divisa in due spazi, gli spazi del nord dove la resistenza, i partigiani esistevano veramente, nel sud era un po' più languida la cosa, non esisteva, diciamo, non ho analizzato perché, però effettivamente è così, mia madre che ha 90 anni non mi parla mai di questa situazione, sembra una cosa molto lontana e questo non è bello perché purtroppo quando la gente non partecipa, non si coinvolge in queste cose qui, tendenzialmente si tende a dimenticare di queste cose che sono essenziali e giustamente come diceva prima la consigliera richiamando Vittorio Lemi che diceva che è successo e potrebbe ancora succedere, ecco, questo forse è il nostro dovere ascoltando le vostre testimonianze, i vostri valori, fare in modo che non succeda assolutamente, per far questo tutti dobbiamo partecipare alla vita cittadina, alla vita comune della nostra comunità perché sono dei valori fondamentali della democrazia, non bisogna dimenticarli. Tutta la questione degli aspetti della verba umana che può fare certe cose, noi non lo capiremo mai, non capiremo mai cosa vuol dire perché non li abbiamo vissuti, è difficile comprenderli. Capisca Marcello, cioè noi vi ascoltiamo, sentiamo, a me dispiace sentire queste cose, io in tutti questi anni non sono mai andato con il famoso treno della memoria, perché cioè, voglio andarci da solo, non voglio andarci con me, voglio andarci perché non è una gita, deve essere una cosa vissuta interiormente, ognuno con la sua anima, perché ognuno è diverso dagli altri, è inutile che non tutti riusciamo a comprendere, a capire e non tutti riusciamo ad arrivare a quello che effettivamente ci ha comportato questa cosa. E volevo ricordare i giovani che sono qui presenti, solo ancora una cosa, poi finisco, che purtroppo è successo perché l'abbiamo fatto succedere e voi dovete stare attenti che non deve succedere e dovete interessarvi di tutti, della comunità e non tirare mai la testa dall'altra parte, per qualsiasi motivo non si deve mai tirare la testa, bisogna guardare negli occhi le altre persone, le altre società, perché l'avere la forza di essere vivi che non porta queste conseguenze. Oggi si parla di queste cose, spero che si finirà di litigare su queste cose perché la memoria è fondamentale, la memoria tanto a voi che ce la trasmettete, speriamo che non succederà mai più. Grazie Marcello di essere qui. Salute. Questa è la parola al consigliere. Chiedo scusa, io parlo invece a nome mio personale, non sto parlando di consigliere. Volevo formalmente ringraziare Marcello per tutto quello che ci ha dato in questi anni, come amicizia, tu lo sai, che nei miei momenti di bisogno, cioè proprio chi ha dato tanto merita un riconoscimento. Marcello proprio ci è stato vicino in tanti momenti e ci ha insegnato tante cose. Grazie Marcello, ma anche Mariella. Grazie, scusate. Grazie. La parola l'assessore Patriziakis. Io intanto ringrazio la città che mi ha seguito come amministrazione, ma non me ne voglio Marcello, se mi rivolgo invece ai ragazzi. Chiedo a voi di leggere un libro che ha scritto Marcello, ed è un adolescente in lago, con gli occhi di chi ha visto, di chi ha vissuto. E leggetelo non come un racconto, ma è la sua storia, quella che ha portato in questi anni nelle scuole, nei dibattiti, ci ha fatto conoscere e ci ha dimostrato che non è stata una funzione, che non è stato un film e che non è negazione. Lui c'è stato, l'ha vissuto e ce l'ha raccontato. E quel libro bisognerebbe leggerlo tutte le volte possibile, perché è toccante, è importante. Perciò lo ringrazio invece per questo, per il suo impegno e per questo. Grazie. La parola al consigliere Alberto Maudas.
soli. Buongiorno a tutti e soprattutto ciao ai ragazzi, a quelli più giovani. Io ho a che fare con i più giovani per associazioni sportive perché mi occupo di sport. Io cerco sempre di perorare le cause e i valori dello sport, che sapete benissimo sono la correttezza, il rispettare le regole e quant'altro. Ma tutto questo avviene perché abbiamo una cosa fondamentale, la libertà. La libertà di fare le cose, di riunirsi, di parlare, di andare al bar, di giocare, di andare al campo a giocare a calcio, a baseball, a pallacanestro, tutto quello che volete. La libertà è il valore fondamentale che ci permette tutto questo. E chi ci ha permesso di avere la libertà? Persone come Marcello. Quindi se avete a volte mancanza di qualche riferimento o meno, anziché qualche frasetta di qualche rapper o trapper che sia della situazione, qualche frase, o anche magari tatuato Marcello, vale tanto, ma veramente, perché questo vuol dire libertà. Quindi mi raccomando, è molto importante questo. La libertà avanti. Saluto da parte del capogruppo di maggioranza, consigliere, cambio giovane tra l'altro, Claudio Betaz. Grazie, buongiorno. Mi chiedeva l'assessore Chiara Paletto, che ha organizzato, di ricordare che questa data non è stata scelta a caso, ma è la domenica che più si avvicina alla data effettiva di liberazione di Marcello Martini, che è avvenuta il 5 maggio del 1945, quindi la ricorrenza esatta è domani e noi lo ricordiamo oggi che è domenica. Mi permetto invece di partire da un ricordo più personale. Io ho conosciuto Marcello Martini quando avevo 8 anni, perché lui è venuto nella mia classe in una delle sue tante testimonianze con i giovani e i giovanissimi. Mi ricordo che mi avevano colpito due cose in particolare quel giorno. Il rispetto che una classe di bambini scalmanata come la nostra aveva nell'ascoltare le sue parole, perché erano parole vive e toccanti, perché toccavamo con mano la sofferenza di chi ha vissuto qualcosa di orribile. E ancora di più mi colpì il fatto che Marcello Martini continuasse a sorridere. Quel sorriso voleva dire tante cose, come ha detto Alberto prima, voleva dire libertà e libertà ritrovata. Abbiamo recentemente festeggiato il 25 aprile, la festa della liberazione. La libertà è un valore fondamentale per tutti noi. Credo che da quel giorno per me la libertà ha l'immagine del sorriso di Marcello Martini mentre testimonia gli orrori del passato. Parto da un altro punto personale per fare una considerazione generale e chiudo. Qualche tempo dopo iniziavo a guardare i telegiornali a casa e continuavano a esserci le notizie in cui l'opposizione attaccava la maggioranza. Allora chiedo a mio padre: ma perché c'è un'opposizione? Non può esserci solo la maggioranza, così si evitano discussioni. Mio padre mi rispose: ringrazia che c'è l'opposizione, perché sennò saremmo in dittatura. E ricordiamoci allora che il rispetto di posizioni diverse, soprattutto in politica, questo è un valore che qualsiasi appartenenza si sta perdendo sempre più. Il rispetto delle idee diverse è fondamentale, e l'alternativa passa dai campi di concentramento, passa dall'orrore che ha subito Marcello Martini. Ricordiamoci di rispettare chi ha idee, soprattutto politiche, diverse dalle nostre, perché è quello il dono più grande che gente come Marcello Martini ci ha fatto. Ed è per questo che la città di Castellamonte oggi è orgogliosa di insignire la cittadinanza onoraria a Marcello Martini ed è grata con questo atto di dire quanto lui abbia fatto per la comunità castellamontese, ma per l'Italia e l'Europa in generale. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Ringrazio Pasquale Mazza, il sindaco di Castellamonte, e tutta l'amministrazione comunale, non solo per avermi invitato oggi, ma per questa
lodevole e bellissima iniziativa, quella di conferire la cittadinanza onoraria ad una persona che ha fatto delle cose importanti. Quando tanti anni fa è stato rinchiuso in quei luoghi, ma dopo, durante tutta la vita, a testimoniare cosa è stato e far sì che quello che ho sentito oggi, queste cose non succedano più. Io nel dire grazie a Marcello Martini e grazie all'amministrazione comunale di Castellamonte per questa iniziativa, posso idealmente dire di offrire oggi anche la cittadinanza onoraria anche per la città di Rivarolo, anche se sulla carta magari non avverrà, perché la cittadinanza onoraria oggi viene da Castellamonte, ma io direi che offro volentieri la cittadinanza onoraria anche alla città di Rivarolo, ma non solo, se esistesse una città che si chiama Canavese, non esiste, ma se esistesse, idealmente lei sarebbe cittadino onorario del Canavese, per quello che ha fatto e per la testimonianza che ha portata non solo a Castellamonte ma in tutto il nostro territorio. Oggi, dove si leggono, si percepisce in Italia, in Europa, una situazione che per certi versi è un pochino allarmante, devo dire, la lezione che è venuta da quest'Aula, dalla sala consigliare della città di Castellamonte, è una bella lezione, una lezione di democrazia, una lezione che ci fa ben sperare per il futuro e allontana un po' di più tutte quelle cose che si leggono e che si sentono. Grazie veramente a tutti. Mazza Pasquale, Miraglia Teodoro, Adis Patrizia, Bernardi Grisa Marco, Paletto Chiara, Bettas Claudio, Pautas Alberto, Ertola Andrea, Villivillo Maria Luisa, Mario Giovanni, Falletti Nella, Tomino Giuseppe, Ferrecco Paolo. Bene, allora, adesso io darei la parola a Marcello, giustamente, così ci fa il saluto, dopodiché diamo la cittadinanza onoraria vera e propria, poi chiudiamo il consiglio e apriamo invece alle domande, visto che abbiamo la possibilità di avere il dottor Manchini qui con noi. È giusto che i ragazzi, soprattutto i ragazzi, abbiano questa possibilità, insomma, che chiedano. Prego. Prima di tutto devo dire che sono un po' commosso, un po' emozionato dal fatto che mi sia stata data questo onore, appunto, di ricevere una cittadinanza onoraria qui da una città da dove vivo praticamente da oltre mezzo secolo, sono più di 50 anni, sono qui a Castellamonte e ho visto praticamente trasformarsi, evolversi questa città già dal lontano marzo del 1968. Quindi questo riconoscimento mi riempie proprio di anche di orgoglio, diciamo, che ho cercato di fare quello che potevo, sia nel campo lavorativo, sia nel campo, chiamiamolo storico, tanto per dargli un nome, e quindi mi sento molto onorato e commosso di questa cerimonia. Le bellissime lettere sia del senatore Borsello sia della senatrice mi hanno proprio colpito parecchio, perché, diciamo, come mi ha colpito la presenza di tanti amici qui in questa sala, oltre ai parenti e agli amici più cari, proprio anche tante persone che mi hanno, diciamo, omaggiato con la loro presenza. Io vorrei solo avere una bacchetta magica per cancellare da tutti i vocabolari del mondo e dalle menti delle persone tre parole sole:
odio, violenza e vendetta, perché sono praticamente tre parole che degradano l'animo umano. Io ho provato sulla mia pelle le conseguenze del razzismo. Prima del nazionalismo inteso come ci sottoponeva appunto il fascismo negli anni in cui ero ragazzo, e condizionava praticamente con la sua propaganda continuamente i giovani. E quindi vi dico, state attenti, ragazzi, specialmente mi rivolgo a voi, perché la propaganda è una cosa sottile, sottilissima, che comincia a incunearsi piano piano, piano piano, e alla fine vi convincete che la cosa giusta, è la cosa giusta. Ragionate sempre con la vostra testa, cercate di andare al di là della propaganda, criticate nel senso buono della parola, cioè cercate di capire quello che c'è dietro a tante parole ingannatrici. Questo è l'unico consiglio che vi posso dare, perché dal nazionalismo al razzismo il passo è molto breve. Quindi vi dico, state attenti, soprattutto a queste cose che si incuneano piano piano, piano piano, e si trovano indifesi, come eravamo noi ai tempi del fascismo, da questa propaganda, da questo obbligo. Ricordatevi, quella, tanti non lo sanno, ma quando ero ragazzo bisognava il sabato andare a scuola vestiti in divisa. Io ero Barilla a quei tempi, anzi Barilla moschettiere. Se uno non si presentava in divisa, veniva rimandato a casa con alcune assenze ingiustificate. Con tre assenze ingiustificate, anche se era bravissimo, doveva ripetere l'anno. Queste cose, queste punizioni, oggi non si sanno più. I giovani fascisti, la domenica mattina, dovevano andare a fare istruzione preliminare. Quindi, e anche noi Barilla, fin da bambini, quindi a 10 o 14 anni, fra 10 e 14 anni, il sabato pomeriggio al gruppo regionale a fare esercitazioni preliminari. Queste qui sono cose che tanti non sanno e ancora credono che nel fascismo tutto andasse bene. Ci credo, perché era proibito anche pubblicare notizie di cronaca nera sui giornali, quindi l'Italia era un paese del Bengodi. Ecco, queste cose ho voluto dirvele, perché poi si arriva, come purtroppo si è arrivati in Europa, ai campi di concentramento, ai campi di sterminio, dove sono morti ben 13 milioni di persone. 6 milioni di ebrei, anche quello è un'altra delle follie di Hitler, ma anche 7 milioni di non ebrei, tra politici, testimoni di Geova, omosessuali, zingari, eccetera, eccetera. Quindi, soprattutto, come diceva prima Bozzello, i prigionieri politici dall'Italia in modo particolare, che sono stati circa 30.000, gli ebrei fortunatamente dall'Italia sono stati relativamente pochi, fortunatamente per modo di dire, che sono stati circa 5.000. Ecco, queste cifre vi dovrebbero dire parecchio, perché è un ricordo appunto di tanti che hanno resistito al nazismo, sia pure in forme diverse. I testimoni di Geova solo perché erano dei pacifisti e non volevano lavorare nelle fabbriche di armamenti, e quindi sono stati perseguitati per questo motivo. Anche questa è una delle notizie che pochi conoscono. Ecco, io avrei
avrei da dirvi tante tante cose, vorrei forse di quelle domande lasciarlo fuori, ma chiudo qui proprio con un ringraziamento profondo, sentito, a tutta l'amministrazione comunale e a tutti gli amici che sono intervenuti. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Claudio Betanz, Alberto Pautasso e Chiara Paletto, in data 30 gennaio 2019, hanno presentato al sindaco la proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria al dottor Marcello Martini per l'attività di divulgazione, in particolare nelle istituzioni scolastiche, della sua esperienza di deportato politico a soli 14 anni nel campo di concentramento di Mauthausen. Dato atto che in data 20 febbraio 2019 gli stessi consiglieri comunali hanno presentato al sindaco un'istanza finalizzata a stabilire la data del conferimento della cittadinanza onoraria in argomento per il giorno 4 maggio 2019, in quanto il dottor Marcello Martini è stato liberato dalla prigionia del campo di concentramento di Mauthausen il 5 maggio del 1945, considerando che il sottoscritto ha accolto le richieste dei consiglieri comunali, dichiarando la volontà di unirsi agli stessi nella proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Marcello Martini, vista la comunicazione pervenuta in data 3 aprile 2019 dal dottor Marcello Martini, mediante la quale lo stesso ha dichiarato di accettare il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Castellamonte. Dato atto del dottor Marcello Martini, nato a Prato il 6 febbraio 1930 ed abitante nella nostra città dal 1968, insieme al signor Franco Cetrelli, è stato il più giovane tra i deportati politici italiani nel campo di concentramento di Mauthausen ed uno tra i pochi sopravvissuti agli eventi che hanno caratterizzato una delle pagine più tristi della storia contemporanea, visto il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 del 29 settembre 2017, vista la biografia del dottor Marcello Martini, che è allegata alla presente deliberazione ma costituisce parte integrante e sostanziale, serviti gli interventi precedenti, dato atto che non occorre acquisire il parere ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 3,1 lettera B del decreto legislativo 10 ottobre 2012 numero 174, convertito con legge numero 213 del 7 dicembre 2012, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo, dato atto che tutti gli interventi sono stati regolarmente registrati sul supporto digitale conservato presso l'ufficio di segreteria, ovviamente, ritenendo pertanto opportuno conferire la cittadinanza onoraria al dottor Marcello Martini per le motivazioni sue esposte. Adesso passiamo alla votazione da parte del consigliere comunale, quindi
chi è favorevole al conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Marcello Martini, alzi la mano. Con voti unanimi e favorevoli, il Consiglio Comunale delibera di conferire, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato alla deliberazione del Consiglio Comunale numero 54 del 29/9/2017, la cittadinanza onoraria della città di Castellamonte al dottor Marcello Martini per la difesa dei valori della libertà e per l'attività di divulgazione, in particolare nelle istituzioni scolastiche, della sua esperienza di deportato politico a soli 14 anni nel campo di concentramento di Mauthausen. Con questo atto abbiamo il dottor Martini Marcello, è cittadino onorario di Castellamonte. C'è scritta la frase che ho letto prima della delibera del Consiglio, questa è la pergamena. E questo invece è un piatto di ceramica che abbiamo voluto fare. Leggo cosa abbiamo scritto, poi se vuole facciamo vedere. Leggo cosa abbiamo scritto. A Marcello Martini l'amministrazione comunale porge sentimenti di stima, rispetto e gratitudine, ricordandoci il valore della vita e della libertà. 4 maggio 2019. Bene. Chiuso, chi vuole fare